rapidissima conoscenza con questo tipo di strumenti. Questo è lo spettro elettromagnetico, avete visto strumenti come il VIMS che lavorano in quella zona spettrale colorata che è quella che vediamo con i nostri occhi, va bene? Ed è quella su cui sono le nostre macchine fotografiche, i telescopi e tutte quante queste cose. Però c'è un'altra regione dello spettro elettromagnetico che è molto utilizzata dall'uomo ed è questa delle onde radio, quella dei nostri telefonini, navigatori satellitari, televisione e così via. E onde radio, quindi che operano con altri principi, con altre modalità di funzionamento. I sensori che vengono utilizzati sia per le stazioni della Terra che per lo spazio possono categorizzarsi in queste famiglie, così adesso andiamo in quelli dei radar. Ci sono strumenti che chiamiamo passivi, va bene, che si limitano, che hanno come scopo quello di studiare la radiazione che viene emessa spontaneamente dall'oggetto osservato. Quando guardiamo con gli occhi guardiamo la radiazione emessa nel visibile e vediamo gli oggetti. Quindi sono macchine fotografiche, telescopi, abbiamo detto prima, radiometri a infrarosso come il VIMS e cose di questo genere, i spettrali, i multispettrali, gli spettrali come il VIMS per l'appunto. E questi quindi ascoltano, ma questo si può fare anche nelle onde radio. Ed abbiamo quindi dei radiometri a microonde, perché anche nelle onde radio viene emessa dell'energia che deve essere ricevuta, captata con strumenti, con sensori capaci di raccoglierla, quindi con le orecchie adatte. Esistono invece tutta un'altra famiglia di sensori, che sono gli sensori attivi, i quali sono loro ad illuminare l'oggetto che vogliono osservare. Questo, una parte dell'energia che colpisce l'oggetto viene riflessa, viene raccolta dallo strumento ed interpretata, elaborata per tirare fuori l'informazione. A seconda della tipologia di strumenti, a seconda del tipo di elaborazione che si fa, esistono strumenti radar, che sono i radar altimetri, i radar ad apertura sintetica, gli scatterometri e i penetratori, quelli che guardano sotto il suolo, adesso entreremo un pochino su questi, che sono nella famiglia cosiddetta dei radar. Esistono anche dei radar che funzionano con la luce, che si chiamano LIDAR, infatti radar vuol dire Radio Detection and Ranging, LIDAR vuol dire Light Detection and Ranging, sono dei veri e propri trasmettitori di luce alle frequenze opportune. Il laser è il trasmettitore di un LIDAR e per esempio con questo si riescono a vedere particelle molto piccole. Se uno volesse vedere l'inquinamento, il particolato atmosferico, con i radar non li vedrebbe, con i LIDAR li vedrebbe. Ebbene, il radar è stato inventato nella Seconda Guerra Mondiale. Perché è stato inventato nella Seconda Guerra Mondiale dagli inglesi? Perché avevano voglia o desiderio o necessità di vedere navi anche di notte, anche quando immerse nella nebbia, di vedere aerei durante la guerra, anche quando volavano al di sopra delle nuvole o volavano di notte. Ora, ovviamente è chiaro che uno strumento così performante, così importante, che permetteva di estendere la capacità di vedere, era ovviamente di interesse anche per lo spazio, però non era facilissimo realizzarlo, perché in genere i radar trasmettono molta potenza, hanno antenne molto grosse, sono piuttosto voluminosi, quindi era necessario, per passare allo spazio, fare una larga sperimentazione e sviluppare nuovi concetti e nuove tecnologie. I primi a iniziare sono stati gli americani, alla fine degli anni 70, che dopo un paio di esperimenti, nel 78 hanno messo in orbita il primo satellite operativo radar per l'osservazione degli oceani. Questo aveva un radar altimetro che faceva la topografia oceanica, aveva un radar ad apertura sintetica, adesso vediamo di che si tratta, e che faceva vere e proprie immagini, che sono le immagini che ha mostrato prima Jonathan Lunin, per citarlo. Bene, allora, qual era il fatto, il valore aggiunto di questi strumenti? Inviano impulsi, quindi illuminano, non hanno bisogno di una sorgente di illuminazione esterna, la radiofrequenza attraversa le nubi anche dei corpi solidi se le frequenze scelte sono opportunamente scelte, quindi sono in grado di vedere in ogni tempo sia tempo meteorologico sia orario, quindi illuminazione. Bene, l'Italia ha cominciato a lavorare fin dall'inizio di questo settore, perché sia in ambito di Agenzia Spaziale Europea sia in ambito di Agenzia Spaziale Italiana, proprio contemporaneamente al periodo del CISAT, cominciavano gli studi per andare in questa direzione, inizialmente per l'osservazione della Terra. Li vedete, ERS-1, ERS-2 del 91, 95, 94, una missione importantissima con lo shuttle, una missione di topografia tridimensionale, un grosso sistema operativo che è l'Envisat, e
dal 2007 con 4 lanci di 4 satelliti, l'Italia si è dotata di quello che è oggi il più avanzato sistema di osservazione della Terra esistente al mondo, ad altissima risoluzione per finalità sia civili sia militari. Ma non è l'argomento di questo, di questo intervento, perché noi ci concentriamo invece da quello spin-off che si è generato man mano che cresceva la conoscenza e l'acquisizione di quello che si deve fare questo tipo di radar spaziali. E sono quindi le missioni Cassini, ma Cassini che poi ha creato le condizioni per altre due missioni di esplorazione dei pianeti, che sono l'esplorazione di Marte. Allora, cominciamo da, questo è lo slancio di Vandenberg dell'ultimo CosmoSky, cominciamo a dire concettualmente che cos'è un radar ad apertura sintetica, perché è lo strumento che fa le immagini di Titano. Vedete, un'antenna illumina l'oggetto che vuole osservare, quella superficie verde, e tutto quello che cade in quell'area gialla fa un eco solo, quindi non riesco a distinguere due cose che stanno all'interno di quell'area. Io, se volessi distinguerlo, dovrei ridurre quell'area come il pennellino del televisore che fa tanti pixel, no? Quindi una cosa così, se io voglio aumentare la risoluzione dell'immagine, devo restringere l'area che illumina. Per restringere l'area devo allargare l'antenna, quindi devo usare un'antenna molto molto grossa, tanto più grossa è l'antenna, tanto più piccola è quella superficie. Se volessi risoluzioni dei metri, ci vorrebbero antenne lunghe centinaia di metri, se non chilometri, quindi non si possono fare. Però sulla Terra si usa un'altra cosa, i radioastronomi hanno la radioastronomia che è fatta mettendo tante antenne una a fianco all'altra, che complessivamente si comportano come un'antenna grossa. Vengono illuminate, diciamo, alimentate opportunamente, le reazioni di fase, ma questo, diciamo, è un fatto tecnico, però si riesce a fare questo. C'è a Medicina, vicino a Bologna, al Radio Osservatorio, che funziona con questi concetti. Allora, in questo modo io posso usare tante antenne piccole per fare un'antenna grossa e ho una risoluzione migliore, perché vedete l'area illuminata è più piccola. Il concetto dell'apertura sintetica, dico, ma io queste tante antenne piccole posso ottenerle facendo spostare un'antenna piccola in diverse posizioni. Poi dovrò elaborare perché non l'ho illuminata contemporaneamente, perché sui rapporti di fase sui segnali, tutte queste storie. Cioè, in pratica, succede questo. Io ho un'antenna piccola imbarcata su un aereo, su un satellite, va bene, la quale illumina un'area grossa, io prendo l'eco che viene generata e me la conservo in una memoria, dopodiché l'antenna si sposta, occupa un'altra area e così via nelle posizioni successive. Una volta che ho coperto un numero calcolato di spostamenti, che viene calcolato da progetto, va bene, io elaboro il segnale e questo qui diventa questo. Questa è l'apertura sintetica, cioè sintetizzare per software e spostamenti un'antenna grossa facendo muovere un'antenna piccola. Il progetto, il brevetto di questa cosa risale al 1952 ed è stato tenuto segreto dagli americani, perché l'hanno inventato loro, il progetto della Goodyear Aerospace, e è stato tenuto segreto fino al 1960. Il primo articolo sull'argomento è uscito nel 1961, quindi per 9 anni è rimasto segreto. Allora, vabbè, questo è il programma Cassini, non se ne è parlato, quindi non ripeto, però ecco, è stato detto un percorso che parte all'inizio degli anni 80, le decisioni, eccetera, eccetera, fino a che si arriva all'accordo tra NASA, ESA ed ASI per questa partecipazione congiunta. Perché parlo NASA, ESA ed ASI? L'ha detto anche Enrico Fabini. Perché in realtà l'Italia ha partecipato al programma Cassini sia direttamente con l'accordo con la NASA, nella quale ha fornito una quantità di cose, tipo esperimento di radioscienza, quella gigantesca antenna e il radar, che è l'oggetto di questo intervento di oggi, e sia con l'ESA, in quanto, essendo paese membro dell'Agenzia Spaziale Europea, ha partecipato allo sviluppo della sonda Huygens, fornendo le telecomunicazioni e tutto il sistema di controllo della discesa su Titano. E inoltre lo strumento Acasit, che sarà oggi ampiamente coperto da Marcello Puttini. Questa è una quantità di strumenti, c'è il radar, ma io questo lo dico molto rapido perché è stato già nominato più volte, vi faccio però vedere questa animazione che risale proprio agli inizi degli anni 90 di come funziona. Questa è la sonda Cassini che sta girando intorno a Saturno, a dicembre del 2004 ha puntato su Titano, questa è l'altra, scusate, non è la sonda Huygens, quindi punta su Titano l'antenna perché è sempre la stessa antenna e passando attraverso gli strati di questa atmosfera densa riesce a vedere la superficie in dettaglio.
che in realtà quello che succede quando si fa l'osservatorio di Lugano, l'ha già detto Enrico Flamini questa mattina, in realtà questo radar non è in orbita attorno a Titano, ma fa dei sorvoli, vedete questa è l'orbita di arrivo e poi tutte quelle volte che incontra l'orbita di Titano vengono attivati gli strumenti, tra cui per esempio il radar. E quindi viene un profilo di missione in cui si fanno dei sorvoli di Titano. Ora, in un radar uno deve avere una cosa chiara in testa, c'è un trasmettitore e un ricevitore. Il ricevitore deve essere molto sensibile perché deve prendere echi molto sottili. Se fosse acceso nel momento in cui si sta trasmettendo, si butta tutto perché l'energia messa dal trasmettitore brucerebbe il ricevitore. Quindi bisogna calcolare il tempo che impiegherà il segnale per arrivare dove deve arrivare e tornare indietro, perché in quel momento il trasmettitore deve essere spento e ricevere mentre c'è la finestra di ricezione. Allora è chiaro che questa dipende dalla distanza, e in una situazione in cui la distanza cambia di secondo in secondo, significa progettare una flessibilità nello strumento molto spinta, perché devo far fronte ad un profilo di missione che è sempre quello. Perché il radar di Hertz 1, quello sapeva, ci metteva 5 microsecondi per arrivare, andare e tornare, uno sapeva che non ci arrivava. Metteva la finestra, trasmetteva ai tempi opportuni, che tanto la Terra lì stava, cioè l'orbita è quella e quindi era più facile. Ho tenuto conto che poi questo radar era radar immagine, altimetro, scatterometro e anche sounder e anche radiometro passivo. E tenendo conto quindi di questo fatto di avere diverse geometrie di vista, si è dovuto dotare l'antenna o realizzare sull'antenna una quantità di fasci, una specie di ventaglio di fasci, in modo da attivare l'uno, l'altro a seconda del modo operativo che stavo facendo e a seconda della geometria di osservazione. E questo era il pattern di antenna, che la vediamo qui, ne ha parlato quindi un udico, per questo range termico, questo ci sono voluti, ma un tempo incredibile soltanto per quella vernice bianca dell'antenna, per metterle in prova a termovuoto e altre cose, per vedere che mantenesse le caratteristiche elettriche necessarie. E per di più, questa l'ha fatto vedere Enrico prima, e quindi non lo ripeto, comunque il modo radiometrico ha permesso di ottenere questo risultato che all'epoca, quando è uscito, vedete c'è la copertina di Nature, è stato considerato uno dei 10 risultati più importanti in quel ramo disciplinare a livello mondiale ottenuti nell'anno. Questa è un'immagine dei nostri GPL mentre stavano facendo con tanto i radar, c'è purtroppo un mio collega che purtroppo ci ha lasciato in maniera improvvisa, che era il capo responsabile del progetto, Leonardo Bogarelli, che è stata una vera perdita per la parte umana, ma anche professionale, altri italiani insieme agli americani. Questo è stato pubblicato sulla rivista del GPL e mi fu mandato poi dai lati. Questo l'avete visto, che è il primo eco del radar, alla prima occasione possibile entrare incontrando Febe si è acceso ottenendo questo con la firma di Enrico. E questo è il mail che ci ha fatto la NASA, che dicendo Enrico e Leo eccetera eccetera, non solo abbiamo ottenuto echi nello scattato, ma anche superbi dati radiometrici, quindi è stato una mail di congratulazione sulla qualità. E questa è storicamente la prima immagine radar della sonda ed è di Titano ottenuti dal radar di Cassini, quindi è storica proprio. Sappiamo, perché tanto l'avete vista con Jonathan, queste qui è con un fiume per esempio, no? Laghi di... questa è stata sulla prima pagina di Repubblica, questa immagine, una delle rare volte che ci siamo vedere delle immagini di giornali italiani. Questa è un'isola in un mare, questa isola è 150 km per 90 km, quindi diciamo, non si tratta di laghetti. E queste sono le immagini che avete visto quello che sta facendo. Quindi questo è stato una partecipazione importante sulla sonda Cassini, ma un altro valore aggiunto, un'altra ricaduta fondamentale della sonda Cassini è stato il fatto di aver creato un rapporto di collaborazione e di fiducia sulle capacità tra l'Italia e la NASA, tra l'Asia e la NASA, tra l'azienda e l'industria italiana e il GPL, c'erano collaborazioni con l'Università di Roma, e quindi l'ESA a un certo punto comincia a muovere i primi passi verso Marte. Che succede? Che l'ESA non stava facendo Marte perché nelle scelte fatte per le missioni avevano scelto un altro tipo di missione, c'erano 5 opportunità, hanno scelto l'altra e quindi Marte a un certo punto era sparito.
Se non che nel 1998 una missione russa fallisce il lancio, quindi non viene portata in orbita. Questa missione, che stava a marzo 96, era piena di strumenti fatti dagli europei, che erano contribuiti dalle varie agenzie spaziali, tra cui quella italiana, su questa missione dei russi e finanziati dalle cose europee. Per cui a questo punto l'ESA decide di riesumare questa missione. Me la faccio perché i russi non potevano, non era il momento che avevano, diciamo, la possibilità di farne un'altra, perché si trovava di fatto ad avere degli strumenti già sviluppati, era soltanto da pagare una replica di strumento, ammesso che già non ce ne fosse un altro nei laboratori. Quindi nasce la missione Mars Express, va bene, e come di norma l'Agenzia Spaziale Europea emette un call for paper, un bando, un announcement of opportunity. Le comunità scientifiche sono chiamate a proporre nuovi strumenti. Noi abbiamo discusso su uno strumento per Marte con il GPL dei vari incontri che facevamo, è l'opportunità, proponiamo un radar per cercare l'acqua nel sottosuolo marziano. Marte, c'è un'evidenza che l'acqua nel passato del pianeta ci doveva essere, perché sono proprio dei corsi fluviali, si vedono linee di costa e altre cose di questo genere, ma non c'è acqua in superficie in abbondanza. Domanda, ma ci può essere nel sottosuolo? Ma magari sotto forma di permafrost e di ghiaccio. Andiamo a vedere se riusciamo a cercarla. Nasce questa idea, facciamo la proposta Marsis. Marsis vuol dire che significa... Marsis, vabbè, questo lo vediamo dopo. È un radar... Un sounder radar. La missione è stata lanciata nel 2003 con un lanciatore russo, un satellite di 439 kg, e come vedete quanti altri di satellite, 1042 totali, 427 sono di propellette, per i motivi che diceva Enrico, devi accelerare per arrivarci poco, ma poi devi pure frenare perché sono fuggi. Quindi è stata una grandissima collaborazione internazionale, e come vedete c'è l'Italia e ci sono gli Stati Uniti, perché il radar l'abbiamo proposto insieme tra ASI e NASA e realizzato insieme tra GPL e la nostra azienda Tarantino. Ma d'Italia ce n'era tanta, come vedete quante bandiere italiane stanno in questa missione, è una missione piena di Italia. Strumenti fatti dalle varie comunità scientifiche, e questo è un esperimento tedesco fatto con il trasmettitore italiano, se vogliamo. Tra l'altro tutte le missioni dell'ESA che vanno dovunque in giro per i pianeti, va bene, parlano e comunicano con tecnologia italiana. Cioè il ricetrasmettitore per spazio profondo della missione sulla cometa, di quella di Marte, di quella di Venere, sono tutti fatti in Italia, c'è un progetto, e anche la Pepi Colombo è una nuova generazione molto più performante in termini di data rete, cioè di dati che riesce a mandare. Lo scopo di questo è fare una prospezione del sottosuolo di Marte, una stratigrafia del sottosuolo di Marte fino a 5 km di profondità. I geologi planetari ci hanno detto più o meno Marte come dovrebbe essere fatto, noi progettiamo un radar che è in grado di penetrare in questo tipo di materiali fino a 5 km sotto il suolo. Ebbene, bisogna tener conto anche di un fatto, questo si vede. Ecco, bisogna tener conto anche di un fatto, che alle frequenze che vengono utilizzate per andare nel sottosuolo, anche la ionosfera di Marte, che è debole, però quando è illuminata dal Sole è un po' più attiva, manda dei riflessi, tanto che lo strumento è utilizzato anche per fare analisi di ionosfera nei momenti, diciamo, in cui passa di giorno. Come funziona quindi un radar sounder? Lo strumento emette dell'energia, quella freccia rossa verso la superficie del pianeta. Non appena questa energia incontra la superficie di separazione tra due sostanze aventi di elettricamente differenti, una parte viene riflessa intorno allo strumento, un eco, e un'altra parte se ne va nel sottosuolo. Ovviamente queste quantità dipendono dal valore della frequenza, da tutte quante queste altre cose. Analogamente, quando ci sono un altro strato, un'altra separazione e così via. Quindi succede che io dovrei avere un forte eco dalla superficie, lo vedete qui, e tante eco più piccoline fino a che tutta l'energia è finita e non riflette più niente. Ecco, la lettura di queste mi dice a che profondità sono questi strati, poi gli scienziati, i geologi, eccetera, studieranno per capire di che materiale si tratta. In realtà poi il mondo è più complesso, perché non è come le sottilette una sull'altra precise, ma in realtà è un po' più caotico, per cui anche gli echi saranno un pochino più caotici, però è un problema soltanto di elaborazione. E questo è un radargramma. Qui vedete, questo è il polo sud di Marte. Questa striscina gialla che vedete qui
è la traccia del sottosatellite, ecco, e quello sotto è l'anagramma. Voi vedete, questa è la superficie di Marte, e vedete gli strati che si incontrano nel sottosuolo, questi sono ghiacci, e qui è dove finisce il ghiaccio, e dove si torna al terreno solido a 3,7 km sotto la superficie di, sotto, diciamo, la superficie di Marte. Ovviamente questa è un'informazione che poi, unita, come si fa con altri strumenti e altre cose, riuscirà a fornire una conoscenza di questo pianeta anche come caratterizzazione dalla lettura delle leghe e così via, e sono i lavori che sono in corso in questo momento da parte della comunità scientifica che opera, e tra l'altro c'è un centro di controllo che sta proprio a Roma, dove chi conosce lo strumento lavora quotidianamente con chi utilizza i dati, in modo tale che così c'è questa, come dire, e si generano anche le nuove richieste di operazione per la prossima opportunità, diciamo, di accensione del radar. Dire, voglio vedere quella zona perché mi è interessata, quindi dal pattern, diciamo, delle orbite uno dice accendete il radar in quella posizione perché magari c'è un approfondimento che chiede qualcuno, qualche scienziato di quell'incarico di questo strumento. Su Marte si va una volta ogni 2 anni, perché Marte ci mette 2, noi ci mettiamo un anno a partire intorno al Sole. L'opportunità successiva è stata quella della NASA. La NASA fa un radar, una missione che si chiama Mars Reconnaissance Orbiter, per ottenere immagini ad alta risoluzione del pianeta, e emette ancora un annuncio di opportunità di ipotesi di strumento. A questo punto l'Italia si fa promotrice di una nuova proposta per uno strumento tutto italiano. A questo ha dato il nome di SHARAD, che vuol dire Shallow Radar, significa, abbiamo visto che l'acqua, facciamo un censimento complessivo con quell'altro, ma andiamo a cercare l'acqua, quella fruibile, quella che mando poi il robottino per carotare, andare a analizzare e così via. Quindi l'acqua che è più vicina, Shallow vuol dire vicino alla superficie, va bene? Nasce questa idea, si propone all'ASI e la NASA l'accetta, e nasce quindi questo strumento tutto italiano sulla missione americana. Gli obiettivi sono esattamente gli stessi, quello che cambia è l'accuratezza, la risoluzione, perché dovendo andare fino a 1 chilometro di profondità invece che 5, io posso andare a una frequenza più alta e quindi guadagno in risoluzione, cioè nella localizzazione della profondità dello strato. Qui lo vedete, ve lo faccio vedere, questa è stata fatta da... questo qui è il Mars Reconnaissance Orbiter, per vedere come funziona l'animazione. Eccolo. Qui vedete le antenne, sono quei fili che si vedono sul satellite, questo sta passando sul polo, ecco, però prende anche la superficie, ma se vedete, adesso si apre, quello che questo strumento fa di fatto è questo, cioè va a vedere gli strati che stanno nel sottosuolo e quindi poi li va a interpretare, a leggere, e sarà fatta sapere di questo. Ecco, quindi vedete, adesso si vede che questa è presa da un radargramma vero, eh? Questa qui è l'animazione, però sono partiti, diciamo, dall'eco vera del radar, che era questo qui. Bene, differenze operative. Maggior frequenza, minor profondità, miglior risoluzione, e la cosa, forse il modo migliore per vederlo è vedere due immagini. Ecco, questa era quella che avete visto prima, quella superiore, a 3-7 km si vede la fine della calotta polare, vedete quella sotto che è di SHARAD, si vede che è molto più definita, però non arriva a 3-7, finisce prima, e se uno ingrandisce queste immagini si accorge che quella di Marsis è un po' più impappata, perché la risoluzione è quella che è 70 metri, quella che è 7 metri si vede bene, e si vede ancora meglio se andiamo a ingrandire ulteriormente quella di SHARAD. Cioè diventa un discorso molto più dettagliato, e tra l'altro, parlando di zone vicine alla superficie, anche altri strumenti riescono a contribuire maggiormente con dati per la identificazione poi di quello che si va cercando. Anche qui c'è un centro operativo, diciamo a Roma, anche qui c'è quindi un colloquio continuativo, quotidiano, tra chi ha fatto lo strumento perché sa come comandarlo e chi poi lo deve utilizzare. E anche io volevo dire, approfittare di questa occasione anche per... Ah no, ce n'è un'altra cosa, è un'altra opportunità, è questa di Giove. La missione su Giove è ancora in fase di discussione, perché devono essere due, un americano, un italiano, c'è una fase di discussione, possibile riassessamenti di programma.
Però anche per questo c'è la Luna Europa e la Luna Ganimede, che sono interessantissime da vedere per fare del sounding del ghiaccio, andare a caratterizzare e a stratificare, a fare gli stati di ghiaccio e capire da queste cose, avere un'informazione maggiore. Dovrebbe partire nel 2016, credo, era l'idea iniziale, adesso comunque è chiaramente posposta, però in questo momento noi stiamo studiando quel radar, stiamo studiando a livello di ricerca proprio per trovare quali sono le migliori caratteristiche di queste frequenze, per risoluzioni e altre cose, per potenze e così via, per arrivare a quello che la comunità scientifica ci chiede. Voglio dire che in tutte queste cose è stato fondamentale, proprio per la sua autorevolezza a livello internazionale, l'opera di Angioletta Corradini, perché in tutte queste si è lavorati insieme per portare l'Italia su queste missioni, e questa è l'immagine di Angioletta proprio qui, mentre faceva qui la sua relazione. Grazie.